Bella ragazzi, bentornati per questa notte horror che si sta tenendo su Twitch. Vi ricordo di seguirmi su Twitch dove streamo dal lunedì al sabato e ogni domenica invece saremo su YouTube. Ovviamente tutti i giochi che completiamo su Twitch verranno poi tagliati, ripuliti dalle parti morte e riuploadati su YouTube. Per tale motivo non vi preoccupate. I tuoi progressi sono praticamente salvati all'inizio di ogni scena. E poi ho detto alla mamma. Vediamo se col mouse riesco a cambiare le scritte. Che volevo un pony per il mio compleanno. Niente voleva la bambina. Wow, un vero pony? Già. Ma devo fare la brava. Andiamo, Sheila. Questo c'ha il dito incastrato nel naso. Sai quanto è grande un cavallo? Beh, sì, ma la mamma... La tua casa è piccola quanto la nostra. Dove potresti mai tenere un cavallo? Non si sa. Magari nel giardino. C'è un giardino che è tipo la corte di Versailles. Nella tua camera? State zitti voi due! Mamma mi ha promesso un cavallo. E ne avrò uno. Ora sto cavallo. Come ti pare? Lui è un pochettino cazzatino. Steve? Perché devi essere così cattivo? Oh, andiamo. Stavo solo scherzando. Sì, Sheila. Non diceva sul serio. È un bullo buono. Andiamo, Steve. Di che ti dispiace. Mi dispiace. Steve è abbastanza... Insomma. Non gli piace avere casini. Ok. Ma riceverò comunque un cavallo. Per se gnegne. Sì, sta facendo tardi. Devo andare. Ciao. Ha tagliata tantissimo. Quella invece la leggenda narra che non stacco mai il naso dal... Papà? Sì, tesoro. Non voglio andare a letto. Qui se la sono cavati bene col doppiaggio, ci sono io. Mi dispiace, zucchina. Finché non la chiama banana va tutto bene. Però siamo già nell'area un po'... Si rischia. Ma si sta facendo tardi. E diventi scontrosa quando non dormi. No, non è vero. Secondo me il papà non vuole le scatole rotte. Sì, invece. Succede a tutte voi scimmiette. Secondo me è un po' razzista questo papà. Papà, io non sono una scimmia. Provalo. E sei sicura? Quando giocano col cervello dei figli piccoli. Come quando mia nonna mi rubava il naso, ero piccolo. Lei che faceva? Faceva così, metteva così. E poi faceva così e aveva il pollice. Avevo tipo 3 anni, qualcosa del genere. E mi incazzavo tantissimo e mi rubava il naso. Delinquente quella mia nonna. Nonna Virginia, Onella. Piaceva perdonare un pochettino a Natale quando nascondeva i giocattoli in giro per il suo appartamento. Io dovevo cercare di fare la caccia al tesoro per i giocattoli. Ne comprava tantissimi. Brava nonna. Per farsi perdonare molto probabilmente delle turbe psichiche che mi causava rubandomi... il naso. Beh, sì. Eppure giurerei che tu sia una scimmia. Con una bella coda lunga e tutto il resto. Qual è tutto il resto? Papà, sei così divertente. Grazie. Guardate che bell'uomo. Oltre che essere bello, è pure divertente. Ma i complimenti non portano a nessuna parte. C'era la corrompenza, ragazzi. Un tentativo di corrompenza. Ora a dormire, su.
Ma papà, non si può soprassedere. E se la bambina soprassedere sa a quell'età, non lo vedete che minchia è più piccola di una bottiglia di birra? Hai detto sedere! Non si può, infatti, non si può soprassedere, hai detto sedere. L'ho fatto, non è vero? Ma non diciamolo alla mamma, ok? Ok, ma solo se mi racconti una storia. La ricattanza, signori, arriva. Arriva la ricattanza. Affare fatto, ragazzi, ha ceduto. Ha ceduto, è un uomo distrutto. Era l'uomo più facilmente ricattabile del pianeta. Vabbè. Bella, Alex. Farmi pensare. Ok, basta così. C'era una volta una bellissima principessa che viveva con la sua mamma e suo papà, ma guarda caso, in un bellissimo regno molto molto lontano. C'era lo spazio per un cavallo in quel regno. Era un luogo dove tutto era possibile. Guardate che arriva, questo era il fratello, è bruttissimo, secondo me è posseduto dal demonio. Ma allora, se siamo curiosa, spaventata o emozionata, siamo... Che cosa siamo? Curiosi, spaventati o emozionati? Ditemi. Emo. Papà. Wow! Poi cosa succedeva? Wow! Questo è quello che faccio con mia moglie, no? Mia moglie mi arriva con una minchiata del quale non fotte un cazzo a nessuno, no? Tipo, cioè, sai, mi ho comprato una nuova maschera di bellezza a forma di panda. Faccio wow! Wow! E si mette a ridere. Aspetta, fammi pensare. Non ne fa un po' schifo a raccontare adesso, già sarei dimenticato. Era tutto bellissimo durante il giorno, ma quando calava la notte tutto cambiava. Era di notte che il mostro si risvegliava e iniziava a cercare la principessa. Se era stata cattiva, il mostro l'avrebbe saputo. Papà, questa storia fa troppa paura. Effettivamente, ragazzi, io c'ho i peli che mi stanno alzando tutti. Aspetta, andrà tutto bene. È un po' come quando ho visto oggi Vittoria Lima. Ah, non erano i peli che mi stavano alzando. Comincia sempre con la P. Vedrai. Ora, il problema con il mostro era che nessuno sapeva che aspetto avesse. Quindi c'era un mostro in incognito. Quindi il mostro poteva girarsi ovunque, ma solo durante la notte. E la principessa non avrebbe avuto nulla da temere fin quando si fosse comportata bene. Ragazzi, questo di qua è terrorismo psicologico nei confronti dei figli. Ma non era sempre così semplice. Allora, siamo curiosi, spaventati e emozionati, dai. Cosa sarebbe accaduto se fosse stata cattiva? Beh, lei... Ok, di sopra. Va bene. Quello non fa popopo, è proprio silenzioso. Un attimo. Forza! È scassatissimo. Andiamo, non posso fermarmi qui. Avrà gli incubi tutta la notte, santo cielo. Effettivamente, però è un pochettino opportunista il papà. Vuoi finire di raccontare la storia domani? Gli ospiti saranno qui da un momento all'altro. Non è che sia, magari che sei qua tipo la moglie ed è bruttissima. No, non penso. Cioè, è vestita troppo da maschio. Ma fila a letto. Ora. Questa mi sa che è la moglie ed è bruttissima. Mamma mia. Capitolo 1. Il cavaliere. Non c'è nulla di cui aver paura. Ragazzi, non di nuovo. Se faccio la brava, magari il mostro non verrà a prendermi. Dov'è Teddy? Devo trovarlo. Io non riesco a muovere là. Dobbiamo trovare Teddy.
Magari qua. Dov'è la festa? Penso che siano i genitori. Teddy? Sei lì dentro? No. Oh, aspetta. Siamo. Non è... Teddy l'ha trovato. Ok, abbiamo Teddy, ci possiamo fare... Eccoti qua. Come dici? C'è qualcosa? Nell'armadio? Mm. Ragazzi, volete che io legga oppure lasciamo scorrere così e clicco lentamente? C'è un facehugger. Non lo so. È qualcosa di carino? Promesso? Ma non c'è niente lì, sicura? Un po' un qualcosa mi sa che c'è. Wow. E quello cos'è? Teddy? Che è il suo sacchiotto? Sei tu? Ma come? Non è meraviglioso? Cos'è questo posto? È qualsiasi cosa tu voglia che sia. È il nostro piccolo segreto. Un posto solo per noi due. Qui nulla può farti del male. O farti sentire male. Ma il mostro... Ecco perché siamo qui. Io ti aiuterò a trovare il mostro e ti mostrerò che non c'è niente di vero. Forza, andiamo. Aspetta un attimo, un minuto. Affrontalo, arrabbiati, rispondi spaventata. Cosa ne dite? Eh no, Vol, devi fare le voci diverse, sì. È iniziata da pochissimo. Cioè, è iniziata da un po', però abbiamo chiacchierato. Affrontalo. Va bene. Com'è possibile? E come fai? Ad essere reale? Beh, sì. Oh, tesoro. Sono il tuo miglior amico. Sono sempre stato qui. Andiamo, zuccherino. Secondo me ci sta provando. Non c'è nulla di cui avere paura. Me lo prometti? Pipapo, sappiamo che in bambinese pipapo vuol dire me lo prometti. Promesso. Forza. Vai avanti tu. Io sono proprio dietro di te. Che bello. Sempre in sottofondo. Dududum. La musica della festa e i genitori che se ne fottono. Mi ha un bel dududum. Questo sembra un buon posto da cui iniziare. Che culo. E se questo è un buon posto da cui iniziare, quelli cattivi. Cioè, questo mostro deve imparare. Questo orsacchiotto deve un po' imparare quello che fa paura a un bambino e quello che no. E quella bella ranocchia potrebbe sapere qualcosa. Una bella ranocchia? Ok, bella proprio, eh. Una cosa assurdamente bella. Mi sembra però che... Capì una cosa. Voglio vedere se... Ok, messo bene.
Andiamo a scoprirlo. Andiamo a scoprire a bella ranocchia. Io ho un po' paura di essere ranocchia. Secondo me mi stacca la testa. Scusami. Che c'è? Questo posto è il mostro o tu? Che gli chiediamo? Il mostro. Guarda. Adesso ti farò vedere. E non c'è proprio nulla di cui avere paura. Va bene. Vai, fammi vedere. Scusami. Che c'è? Tu sei reale? E chiediamoglielo. Già. Divertente, non è vero? Assolutamente no. Mi portato in un posto bruttissimo. Andiamo. Avviciniamoci al mostro. Come li mangia? Cosa ci fai qui? Questo non è un posto per bambini. Esattamente, l'avevo spiegato al mio amico. Dove sono i tuoi genitori? Non si sa. Indaga. Diretta. Spaventosa. Non importa, forse è spaventata. Cosa facciamo? Di certo questo di qua non incute a muove. Indaga. Indaga. Chi sei? Deve essere un po' interrogativo però questa cosa. Questo non importa. Cioè, importa se sei ad esempio un mangiabambini. In quel caso è importantissimo. Bell'angelo. Ti ho messo VIP prima perché sapevo che non avresti potuto vedere la live. Sei qui tutta sola? Non sono sicuro di sapere dove sono. Ok, puoi venire dentro. Ma magari possiamo chiamare i tuoi genitori? No, grazie. Sei sicura? Ma abbastanza sicura, mi sembra. Dove possiamo andare? Ma che mi uccidi? Cosa ci fai qui? Questo è un posto per bambini. Dove sono i tuoi genitori? L'abbiamo detto. Non importa. Ora dove cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare. Aspettate. No, cioè, dobbiamo parlare con questo, mi sa. Indaga. Chi sei? Questo non importa. Non sono sicuro di sapere dove sono. Esattamente. Ok, puoi venire dentro. Magari possiamo chiamare i tuoi genitori? No, grazie. Sei sicura? Ma come si fa a entrare? Come ce ne usciamo da qua? Parliamo con lui. Dove mi hai portato? Psicopatico. Il mostro è proprio accanto a te. Lui? Sì. Può darsi. Che può darsi? Accanto a te, hai provato. Ma non potrai fare nulla con lui. Da sola, intendo dire. Tu puoi aiutarmi? No. Per quanto io lo voglia, dovrei trovare aiuto altrove. Ok, vediamo di giro. Magari dobbiamo tornare indietro. È la rana del diavolo. Qua dico, è una rana, non è niente di che. Cioè, ma che sti cavoli. C'è un cavaliere qua, attenzione. Tra un minuto. Fammi prima finire. Cosa sta facendo? Di nuovo tra un minuto? Ok. Andiamo. E la mucca fa, Gesù. Non si può avere un minuto di pace. Che cosa? Abbiamo rubato la botte birra. No, 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 non mi ammazzare. Rifacciamo, riproviamoci. Sta ubriacando. Ubriachissimo.
Abbiamo rubato il buon vino. Andiamo. Si arrabbia che gli abbiamo buttato a terra il buon vino. Ma che? Era mezza piena. Dannazione. Vai, vediamo. Ora che ha finito, se ci aiuta. Mi scusi, signore. Cosa vuoi? C'è un mostro. Già, ne stai guardando uno. Andiamo. Stavo solo scherzando. Ti aspetto a questo mostro? Rispondi, menti, rispondi spaventata. Cosa dobbiamo rispondere? Ditemi voi. Felicemente brilla, esattamente. Rispondi? Andiamo con rispondi. Rispondi normale, rispondi. Beh, sembra una rana. È all'aspetto di un mostro. Non lo siamo un po' tutti, tesoro? Cosa vuoi che faccia? Aiutami, spaventalo, indaga. Che chiediamo? Aiutami. Allora, andiamo per aiutami, dai. Potrebbe aiutarmi? Perché io... Beh, un po' di azione potrebbe essere un bel diversivo. Andiamo a vedere questo tuo mostro. E parla. È un cavaliere pesantissimo. Ok, sta arrivando. È un po' indietro. Facciamolo. Sono gasato. È gasato. Vediamo il mostro. Gasatissimo. Ragazzi, questa è una storia abbastanza matura. Ok, a posto, ragazzi. Cioè, abbiamo trovato, ci siamo riparati dove piove. Ehi, signore. Ti sente bene? Ora non dobbiamo aiutare lui. Arrow down. Niente. L'abbiamo svegliato. Puff. È gasatissimo. Più sono grandi, più fanno rumore cadendo. Giusto, amica mia? Vedete, vedete le citazioni, no? Dove eravamo? Il mostro. Oh, il mostro. Fammi strada. Bene. Ups. Avanti. Oh no. È questo stronzo di cui parlavi? È questo stronzo di cui parlavi? No, cioè... Oh no. Ok, calmati un attimo. Chiudi quella fottuta bocca. Vuoi che te lo faccia chiudere io? Signore, devo chiedere di smetterla subito. Accidenti, che femminuccia. Aspettate solo un minuto. Non voglio imbarazzarla di fronte alla bambina. La verità è che non hai un briciolo di coraggio, ammettilo, codardo. Oh no! È stato un combattimento, ragazzi. Di quella è fatto fatality direttamente. Per favore, non piangere. Cercheremo il mostro un'altra volta. Mi dispiace.
Ragazzi, si è fatto valere. L'importante è questo. Capitolo 2, lo stupido. Lascia che ti racconti una storia. È andato un po' male. Teddy. Mamma mia, questa cosa di qua che mi apre cose ad minchiam. Lo so. Ma... so che stai... bene. Me lo prometti? Proviamo a uscire fuori, vediamo che succede. Non posso andare di sotto, ci sono gli adulti. Va bene. Dove possiamo andare? Di nuovo qua? Andiamo. Guarda, so di aver fatto un casino, ma stavolta non andrà così. Stavolta sono sicuro che troveremo il mostro e gli faremo vedere chi comanda. Te lo prometto. Ho imparato la lezione. Secondo me ci mette più nei casini di prima. Questa volta non succederà niente di male. Non mi fido neanche un po'. Te lo prom. No, lo giuro. Dove siamo? Non ricordi? Assolutamente no. E ovunque tu voglia che sia. Non lo so. Sembra spaventoso. Ma io tutto questo torto non glielo do a sta bambina. Fidati di me. Non c'è nulla di cui avere paura. Questo di qua, ragazzi, è l'orsacchiotto più stronzo che esista. Vediamo di divertirci un po'. Lascia che io ti faccia vedere. E questo tuo mostro non è nient'altro che un brutto pensiero. Andiamo. Mento in su. Ma guardate come mi sta terrorizzata. Mi sta proprio così in posizione fetale. Non ti fidi di me neanche un po', Gioio. Guardate come proprio non si fida. Questo è lo spirito giusto. No, si è semplicemente messa eretta. Perché sicuramente avrà avuto un po' di mal di schiena dopo un'ora di stare messa tipo Gollum con il mio tesoro per la paura. Andiamo all'avventura. Vai prima tu. Ragazzi, voi vi fidate di questo? Fantasia innamorata. Andiamo, vai prima tu. Stronzo questo. Che bel posto. Teddy? È buio. Effettivamente. E questi rumori. Il mostro deve essere vicino. Non aver paura, cara. Non c'è alcun motivo. Non c'è alcun motivo. Ricorda, ci sono io con te. Ma assolutamente mia, sei una cosa tremenda. Non mi fido di te. Meglio essere da soli che male accompagnati. Che bello. Comincio ad aver paura. Chissà se la musica sta influendo. Dove mi stai portando? Io... sarà divertente. Ma che cazzo, è veramente un imbroglione. Questo di qua c'è. Te lo prometto. Dobbiamo cominciare solo una... camminare solo un altro po'. Il mostro cerca solo di rilassarti e divertirti. Ballando con i vampiri. Dovete, c'è ballando con le stelle qua. Ballando con gli zombie. Non andrà come l'ultima volta. Non mi fido neanche un po'. Pedo me. Guardate gli alberi che sono belli. È un posto divertente. Dove siamo? Voglio tornare a casa. Oh, cara. Guarda. Ci siamo quasi.
Ne sono certo. Sai almeno dove siamo? Ma certo che sì. Andiamo. Sbrighiamoci. Teddy? Ti prego, portami a casa. Si sta terrorizzando. Ho paura. Non voglio trovare il mostro. Voglio solo tornare a casa. Silenzio ora. Andrà tutto bene. Voglio andare a casa. Ci siamo persi, non è così. Lei non ci casca. Sale l'ansia, esattamente. No! Niente affatto. Mente. Andiamo. Solo un altro pochino. Per favore. Te l'ho promesso. Andrà tutto bene. Lo prometti? Sì. Andiamo, zuccherino. Rimettiamoci in marcia. Altro che hit. Visto? Te l'avevo detto che sarebbe andato tutto bene. Cosa sono quelle cose verdi? Lucciole radioattive. Non sono bellissime? Oh, Teddy, sono così belle. Sono come le stelle. Va bene, andiamo. Secondo me mordono. Sono le prime lucciole che muoiono. Non posso andarci. È troppo buio. Guarda quelle lucciole, sono così belle. Ok, andiamo. Sono di qua. È troppo buio. Ok, vedo le lucciole. Tocca a uno. No. Sì, tornano, toccano un determinato ordine. Ok. Che culo. Wow. Forza, Teddy. Andiamo. Non ho più paura. Avevi ragione. Non c'era nulla di cui avere paura. Pipapu. È quello che ho detto sin dall'inizio. Sono sicuro che troveremo il mostro. E non ci sarà nulla di cui avere paura. Vedrai. Andiamo, forza. Andiamo. Ok. Teddy? Questo posto sembra carino. Già. Secondo me ci sono tipo 10 vampiri. Come ti dicevo. Era solo brutto pensiero. Quel tuo mostro. Ora me ne vado. Tu divertiti. Te lo sei guadagnato. Oh, Teddy. Andiamo. Grazie. Dove diavolo eri finita?
Mi sono spaventato a morte. Non puoi mica scappartene in quel modo. Spaventatissima. Su, su. Va tutto bene. Andiamo. Sediamoci. Stai congelando. Vediamo di farti scaldare un po'. E dobbiamo ancora mettere a friggere quei marshmallow. Bellissimo. Non si friggono, si mettono... Adesso va meglio. Mi hai fatto davvero spaventare, sai? Mi dispiace. Va tutto bene, cara. Temevo che ti fosse successo qualcosa. Non andartene mai più in giro da sola, ok? Oh, papà. Ok. Ora dove eravamo rimasti? Oh, hai marshmallow. Ma dobbiamo aspettare un altro po'. Il fuoco non è ancora pronto. Ehi, vuoi sentire una storia? Grazie, vuoi sentire una storia? Ma il giullare sembra che parla con le fave in bocca. Può essere. Ti raccontavo sempre storie. Quando eri più piccola, un po' più piccola. È buffo come il tempo voli. Sembra quasi ieri. Sì, per favore, raccontami una storia. Molto bene. Ogni tuo desiderio è un ordine. Papà Pipa. Questa è una storia divertente. Non fa paura neanche un po'. Promesso? Lo prometto. Sei come l'orsacchiotto? Quel tuo orsetto. Esattamente, vedete, non c'ho sbagliato. Lo sai che una volta era un vero orso? Esprimi dubbio, credi, ridi. Cosa facciamo? Nah, bella la musichetta. Sì, invece. Viveva qui nella foresta. Perché esprimono un dubbio? È assolutamente plausibile che un orsetto di peluche un tempo fosse un orso vero. Storm, dai. Con i suoi amichetti e la sua famiglia. Non guarda abbastanza Piero Angela, Storm. Fantasia, pure un'altra che non guarda Quark. Avevamo questa piccola accogliente caverna. Avevano questa piccola accogliente caverna vicino a un laghetto. Quegli orsi avevano tutto quello di cui avevano bisogno. Un giorno, uno di quegli orsi se ne andava camminando per la foresta. Quest'orso era speciale. Era l'unico orso viola di tutto il branco. Non esistono orsi viola. Esattamente, a lei non la si fa. Perché se per giovane Cestini a chi fa picnic. E poi è diventato famoso, gli hanno fatto su un cartone animato. Oh, sì che esistono. Ma ce n'è solo uno in tutto il mondo. Ogni tanto questo orso viola si sentiva solo. Perché sapeva di essere diverso dagli altri orsi. Ecco perché gli piaceva camminare da solo nella foresta. Ma mentre faceva la sua passeggiata, vide all'improvviso questa ragazza dietro i cespugli. L'orso si incuriosì. Che facciamo? Curiosa, indaga o preoccupata? Na na na. Bellissima sta canzoncina.
Io e Pietro siamo nella stessa lunghezza d'onda. Diamo la vinta a Pietro. Che cosa è successo dopo? Beh, l'orso viola aveva il suo itinerario, ma stavolta aveva deciso di darsi all'avventura. E non rimase deluso. L'orso non aveva mai visto niente di simile a quella ragazzina prima di allora. Lo osservava dietro un albero. La ragazzina era molto carina, pensava l'orso. Poi l'orso calpestò della paglia. E la ragazzina lo sentì. E addirittura della paglia. Cioè, questa ragazzina aveva le orecchie bioniche, ragazzi. La ragazzina è terrorizzata. Cosa c'è che non va? Hai promesso che questa storia non faceva paura. L'ho fatto, vero? Fammici pensare. Solo all'inizio la ragazzina ebbe paura. Ma voi vedete questo orso viola? Cioè, questo di qua è tremendo a raccontare le storie. Cioè, ragazzi, chiediamo un narrastorie migliore. E si rese conto che che di paroso l'orso non aveva nulla. Proprio non è che aggiusta la storia man mano che va. Neanche l'orso era spaventato. Cioè, proprio niente, non esisteva la paura. Hanno tutti i problemi con l'alcol in questo gioco. Anche il giullare era ubriaco. Mi sa proprio di Storm. Lui sapeva che la ragazzina era diversa da lui, ma a lui non interessava. L'orso pensava che forse può diventare mia amica e dovrò starmene più da solo. Se ne rimasero lì per un po' a guardarsi l'un l'altra. Poi la ragazza vide l'orso sorridere e cominciarono a incamminarsi l'uno verso l'altra. La ragazza era felice. Un attimo, cara, devo rispondere. Hank, amico mio, che succede? Qui niente di che, sempre il solito. Non posso venire, sono in campeggio con lei. Già, non dirlo a me. Ma un uomo deve fare quello che deve fare. Stronzo. Nah, non credo proprio. Beh, credo che potresti venire. Bene, d'accordo. Vieni direttamente qui allora. Non siamo tanto distanti dalla statale. Ho cibo e bevande. In che senso, lei? È tardi e tra poco se ne andrà a dormire. Perfetto, allora chiamami quando sei qui vicino. Ciao, a presto. Però non ci voleva star lì con la bambina. Indaga, arrabbiata, triste. Ragazzi, pipì mentre voi mi fate la votanza su Indaga, arrabbiata, triste. Allora, indaga, indaga. Papipa
ora dobbiamo sapere con chi parlava e che voleva. Vabbè. Quindi andiamo, indaghiamo. E la storia? Andiamo. È ora di andare a dormire. Che stronzo. Avevi promesso. Poverina, è delusissima. Non fare così. E comunque si è fatto tardi. Mi sembra esattamente mia moglie. Mia moglie, no? Quando andiamo a dormire, mi chiede la storia della buonanotte. E per ora devo inventare le storie che, ragazzi, è tutto tranne che facile. E per ora sto inventando le storie con protagonista il gatto prosciutto. E c'è lei che mi... c'è la bambina, la ragazzina, no? E poi c'è il gatto prosciutto. E poi intanto mi chiede, ma la bambina sono io? Fai gli occhi da cucciola, così ti risponde. E tra l'altro nella mia storia è il gatto prosciutto, no? È un gatto ricchissimo. Nell'ultima storia sta bambina si perdeva, andava a finire nella grotta. Era la grotta del gatto prosciutto. Poi alla fine facevano... prima c'era un po' di tensione fra il gatto prosciutto, poi facevano pace. Il gatto prosciutto l'aiutava perché lei aveva fame. A lei dava una scatola di spinaci e una di fagioli, mentre lui mangiava il caviale e la scatola di salmone affumicato. Lui mangiava il caviale beluga e beveva un po' di cristallo, perché è un gatto ricco e dal gusto raffinato. Poi ci ho messo in mezzo il Bigfoot, ci ho messo in mezzo il drago. Gatto prosciutto che salvava dal drago con il suo scudo d'oro costellato di diamanti. Allora ragazzi, tensione, comunque si è fatto tardi. Ma avevi promesso. Smettila subito. Non voglio sentire frignare una ragazza grande come te. Adesso vai nella tua tenda e dormi. A volte fai delle stronzate. Quando non pensi. Sai, anche contro il tuo miglior giudizio. Vero. Insomma, quell'unica volta che non l'ho tirato fuori prima, ecco che accade. Un paio di settimane dopo, boom, sta parlando con l'amico là fuori. È incinta e vuole che io mi prenda le mie responsabilità. Dobbiamo sposarci. Cosa posso fare? Nove mesi dopo arriva questo sacco di gioia. Non capire male, io adoro la mia scimmietta. Ma è solo che... sta raccontando in pratica è successo con la moglie, no? Non lo so. È che insomma... diverso da quanto credi. Non si dorme per un anno intero. Continua a piangere e a piangere. Mi dà ancora i brividi. E poi le storie con la mia signora. Gesù, non farmi cominciare. Apri un'altra bottiglia, ti spiace? Ho già fatto i bagagli. Partirò domani. Non ce la faccio proprio più. Che intendi dire? Certo che ci ho pensato. Sono stanco di giocare alla famiglia felice. Questo è quanto. Oh no! Mi spiace così tanto. Comincio a farmi un'idea del gioco. Questi viaggi che fa non sono altro che un modo per fuggire dalla realtà. Il giullare è suo padre e le sta rivivendo la brutta situazione familiare. Ragazzi, volete un gioco maturo comunque. Io non... cioè, non è un gioco horror. È il primo gioco di questa sera. Poi ci sarà un altro gioco che vi ho fatto vedere. Oppure possiamo cambiare a mettere qualcos'altro. Ma questo mi sembrava comunque un... qualcosa di interessante. Sto cercando di selezionare giochi particolarmente interessanti sotto il punto di vista narrativo.
non mi interessa tanto del gameplay. Mi interessa più che ci sia un'atmosfera di relax in chat. Vi possiate rilassare sentendo un qualcosa che non siano quelle trame cretine. Davvero molto interessante, sono felice. Come hai potuto? Dove è finito? Se n'è andato. Teddy se n'è andato e non ritorna. Teddy? Dove sei? Ha fatto la cazzatona. Vediamo se si è rinascosto là sotto. Teddy? Dove sei? Pi papà. Andiamo in ola. Sei qui? Non sembra proprio. La luce. Andiamo. Dove credi andare? Cosa te ne importa, Frank? Tu non vai da nessuna parte. Ma chiudi il becco e torna in camera tua. Salve, sono il tuo vicino di casa, la polizia, la consegna della pizza. Secondo me la consegna della pizza no, perché va alla porta. La polizia, il tuo vicino di casa, può essere la polizia? E diciamo, ragazzi, non so, indirizzatemi voi, la Paul. Siamo la polizia? La polizia. Stiamo facendo un'indagine. Potrebbe dare un'occhiata alle sue finestre, per favore? Dice sul serio? Di sabato pomeriggio? Io pago le tasse fino all'ultimo centesimo. E vi aspettate che io faccia il vostro lavoro? Se siete così preoccupati per le mie finestre, venite a controllare da soli. Così che c'erano tipo 5.000 zombie. Stavano andando a mordermi il culo. Mi sa che dobbiamo provare un'altra cosa. Cioè, le torri gemelle, no? Stava... Sì. Salve, sono. Io proverei il tuo vicino di casa. Il tuo vicino di casa. Salve. Strano orario per una telefonata. Vabbè, sabato pomeriggio, eh? Non sono le tre di notte, è sabato pomeriggio. Ma che è pomeriggio. Cosa vuole? Si tratta di tua figlia, la tua auto, il mercatino annuale di quartiere. Forse la tua auto. Così magari si avvede l'auto. L'auto. Si tratta della sua auto. Che è successo? Beh, qualcuno l'ha graffiata. Ci sono i poliziotti in giro. Qualcuno l'ha graffiata, Andrei. Qualcuno l'ha graffiata. Cosa? Dice sul serio? Porca puttana. L'avevo fatta riverniciare meno di una settimana fa. C'erano i tizi che li ha visti bene in faccia. Prima hanno provato a forzare le porte. Mi ha anche chiamato la polizia e mi ha detto di guardare dalla finestra perché si vedevano benissimo le loro facce. Gli ho detto di chiamare pure lei. Però forse non sono riusciti a trovarla, perché se avesse guardato dalla finestra. Bella Mox. Dite, ringraziate per l'host a Mox. Però spiegategli che è per soli sub la serata. Lui no, lui mi vede perché lui è subato al canale. Però gli altri non mi vedono. Però grazie di cuore, bello mio.
È una notte horror presso di sub, frate. Quindi mi sa che non ti sentono, leggono la chat quelli. Grazie per l'host. Però non possono vedere il video. Spiegatelo in chat per tutti quelli che ha mandato Mox, perché non mi sentono. Unlucky. Receiving incoming transmission. Transmat completed. Guardate che la notte horror è un contenuto premium. Allora, grazie di cuore, bello. Ragazzi, fate una shoutout a Mox. Prima hanno provato a forzare le porte, poi hanno cominciato a graffiare l'auto. Cristo santo, cioè gli sta facendo un male psicologico. E poi hanno bucato i copertoni. No! E poi le hanno cagato sul cofano. Li ha visti quei bastardi? Dove sono andati? Sono andati verso il centro commerciale. Se fa in fretta riesce ancora a beccarli. Grazie. Figli di puttana. Cioè c'hanno la faccia da ladri? Vediamo se riusciamo a uscire da qua. C'è la mamma. Sembra bruttissima. Dove diavolo stai andando? Nel bel mezzo della notte? Io? Mamma mia, quando c'è, tu non puoi passare, veramente. Alle mie spalle, facendomi morire di paura. Dove stai andando? Io? Non balbettare come una stupida, rispondi alla domanda. Diretta, eludi, inganna. Noi inganniamo, cara. Ho dimenticato una cosa a scuola. No, pensi che io sia stupida? La scuola è chiusa al fine settimana. Infatti, ma che cazzo di scuse vuoi fare? Fa tutte le cose che potevi dire, strando perché papà è uscito. Mio padre, penso adottivo, a sto punto è uscito. Volevo dargli una mamma, ma chi ha detto aiutarlo? Sembra una scusa, così che riesco a pensare una minchiatina. La scuola è chiusa al fine settimana. Sono stanca di tutto questo. Non mi posso fidare di te. Vai, forza. Spero che tu ti diverta un mondo. Uno di questi giorni ti capiterà ciò che meriti. E magari non cresco per diventare tremenda come te. Ha problemi di igiene ai capelli, perché? Sembra che... Uff. Sheila, io, vediamoci al parco giochi. Sono così gasato. A presto, XOXO. Parco giochi di là. Mi piace il gioco. Questi sono felicissimi col bambino che è felice. E a lei roda il culo, ovviamente. Rallenta, bello. Fai passare la ragazza. Mi dispiace. Tutto a posto. Tutto ok? Va tutto male, voglio andarmene. Non ne posso più. Stanno chiedendo se va tutto bene, ok, alla ragazza. Andiamo onesti? Va tutto male. Sto bene. Oh, che cuccia, vai, va tutto male. Lei ovviamente mantiene, anche se scegli che va male, lei dice sto bene. Capite? Che deve comunque mantenere le facciate. La facciata con... Capite, no? Poverina. Purtroppo, ragazzi, ci sono di queste famiglie così. A quanto pare Sheila e Steve sono in ritardo. E devo ammazzare un po' il tempo. Ragazzi, se arriva Steve col dito ancora nel naso all'inizio della partita, muoio dalle risate. Cresciuto però col dito nel naso. Giostrina.
Hai fatto mezzo giro. Tutte le ambientazioni sono un po' creepy. Sì, per questo ho scelto pure per la notte horror. Perché comunque non deve essere, ragazzi, cosa deve fare. Ci sono cose che fanno paura in modo diverso, ecco. Sei già lì? Faremo un po' tardi, scusa. Ci vediamo presto. Non è che nascere in una famiglia così faccia meno paura di avere davanti uno zombie, eh? Andiamo, c'è l'altalena. Ok. E di nuovo. Papà, dove cazzo sei? Torna a casa ora. Noi ce la infischiamo altamente. Ignoriamolo. Infatti, Storm, non ci ho pensato neanche un momento ad ascoltare quel pezzo di... Sheila, siamo qui, bella. Lo senti, Steve, che suona? Stasera si fa festa! Facciamo festa, ragazzi. Sesso, droga e rock and roll. Forse aveva ragione il papà. C'è la luce in lontananza. E cammina tutta felice. Si è fatto tutti i giri gratis del parco. Capisci? Quella con la corona addirittura. Che è la ragazza del gatto prosciutto. Come va? Bella, mamma mia che voce che c'ha. Ciao ragazzi. Scusa il ritardo. Cioè, ha la voce più fastidiosa delle unghie sopra la lavagna. Steve ha avuto dei problemi col motore. Tutto ok? Ma come? Questa macchina è bellissima. Andiamo alla festa. Hai preso tutto? Alla fine questa c'ha tipo 20.000 droghe. Ammazza e corre Steve, è una cosa assurda. Sì. Ho avuto dei prob. Stasera faremo crollare le pareti del casino. Dal casino. Yeah! Steve! Dobbiamo arrivare alla festa in giornata. Ah, stando piano, sto andando il più veloce possibile. La festa non andrà da nessuna parte. Cioè, lo incita a correre tantissimo questa. Dio! Scusa se ho chiesto. Mi ubriacherò così tanto stanotte. Che ci vogliamo sballare? Cicchetti o birra? Cicchetti, birra. Qualsiasi cosa funziona. E cosa scegliamo? Vabbè, ci vuole uno che faccia lo spareggio. Avete detto una volta a testa tutto. Il prossimo che dice qualcosa, gliela diamo vinta. A parte che questo qua riesce a guidare una... è il rettilineo più lungo del mondo. Tutto, vabbè, tutto. Qualsiasi cosa funzioni, giusto? Giusto. Proprio l'altro giorno Steve e io parlavamo e abbiamo realizzato che, nonostante ci conosciamo sin dai tempi dell'asilo, di te non sappiamo proprio nulla. E allora? Beh, credo che sia un po' strano che una delle mie più vecchie amiche sia praticamente una sconosciuta. Non ci avevo mai pensato veramente finora. Ma io personalmente vorrei sapere con chi me la faccio. Ah, dopo 20 anni, ci pensi? Dici qualcosa di te. Qualcosa. Qualcosa di imbarazzante. Prometto di farlo anch'io dopo. Io.
Una volta pensavo che ci fosse un mostro nel mio armadio. Un mostro, eh? Sei mai riuscito a catturarlo? Sì, no? Che facciamo? No. Era solo un pensiero inquietante. Io lo so, sul serio, che l'uomo nero è reale, lo sai? Come? Infatti, il mostro a cui dai la caccia potrebbe essere il mio Steve. Dato che a volte sa essere un grande stronzo. No. Perché? Cosa c'è che non va in lui? Nulla, ma... Quindi ora Steve è troppo per te, eh? Cristo santo, Sheila. Scusate, non so cosa mi sia preso. Non è la prima volta ultimamente. Allora dimmi di più su questo tuo mostro. Com'è fatto? Grande, piccolo, non lo so. Povero Steve, infatti, c'ha quella che c'ha la voce più assurda e brutta del creato e rompe pure le palle. Tranquillo, dottò. Piccolo, non lo so. Spareggio. Piccolo. È piuttosto piccolo. E scommetto che è solo la tua immaginazione che ti gioca brutti scherzi. Non sei più una bimba, lo sai? Non dare retta a Sheila. Tutti noi abbiamo i nostri mostri. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Steve! Dio! Mi spiace così tanto. Cristo! Sono a corto di sigarette. Sheila, mi passeresti un pacchetto nuovo? Fottiti, Steve! Ha pure un bel carattere. Allora, cosa ti è perso, dottò? Praticamente la storia di questa bambina, che prima era bambina, che a quanto pare il padre, che è un buon pezzo di merda, e l'ha abbandonata. Addirittura ne parlava quando lei era in campeggio e stava raccontando una storia. Un amico la chiama, le dice andare a letto nella tenda e si lamenta di come la vita fosse cambiata in peggio quando lei era nata e li abbandona. Sì, va un pochettino avanti nel tempo, c'è cioè lei, si pensa con un patrigno, la madre è sempre una merda così come era all'inizio quando era piccola. E niente, inganna un po' il patrigno, riesce a uscire con sti amici che aveva da vecchia data e stanno andando a una festa. Questo gioco dovrebbe durare un'oretta, un'oretta qualche cosa, e poi c'è il secondo gioco della serata. Fottiti, Steve! Deve trovare le sigarette, c'ha questi guanti da maniaco. Grazie tesoro. Fra un po' Steve aprirà la portella e rotolerà fuori. Sì, secondo me Steve è scappata questa. Figurati, dottò. Ciao Snake, come va, bello? Come fai ad essere così sicuro che questo tuo mostro sia reale? Di' la verità, menti, eludi. Cosa diciamo? La verità, menti, popapì. Diciamo verità, mentiamo o eludiamo? Di' la verità. Ho visto cosa fai ai miei genitori. È così che so che esiste. Forse pensi che solo troppo... spensi solo troppo a certe cose. Cose da ragazzina, intendo. Ehi, tesoro. Lascia rispondere lei. Che ne dici? Beh, scusami. Volevo solo fare un po' di conversazione. Cominciamo di nuovo. Cosa vuoi dire con di nuovo? Sono forse un peso troppo grande per te? Andiamo, piccola. Chiudiamola qui prima che finisca male, ok? D'accordo.
Dio, mi serve un drink. Cioè, questo sta fumando, lo deve pure bere. Grazie. Sei proprio strana, sai? A dirla tutta, non so proprio nulla di te. Da dove vieni? Di la verità, menti, eludi. Che facciamo? Diciamo la verità, mentiamo o eludiamo? Ammazza che amica, esattamente. Vabbè, verità sia. Lo sai dove vivo? Lo sai dove vivo? Sei... Voglio dire, se non uscissimo noi con te, probabilmente passeresti tutto il tempo in quel parco giochi, da sola. C'è proprio quasi compassione per te. Sai, proprio quasi compassione per te. Non parlare in quel modo. Gesù, Sheila, se fai una domanda... Ma che cazzo, Steve? Proprio non mi dai pace. Perché non mi dai pace? Perché sei una brutta stronza. E sono una ragazzina stramba seduta sul nostro sedile posteriore. Chi se ne frega di cosa da dire? Sheila è seduta proprio accanto a te. Cosa diavolo te ne frega così tanto di sapere cosa da dire? Andate a letto insieme? Mm-hmm. Sì, praticamente Fantasia è una persona parecchio stronza questa qua, sapete? In genere questi sono gli amici degli amici, non sono i tuoi amici, sono amici di amici che ti devi subire. Che devi subire perché sono amici di amici e sono proprio stronzi e non li sopporti. Non sono in genere gli amici tuoi diretti, perché se sono così stronzi rimandi a cagare. Sarà capito a tutti voi di avere degli amici a cui volete bene, che hanno degli amici con cui ogni tanto dovete uscire perché sono amici di questi, che proprio vi stanno sul cazzo. Oppure se avete una ragazza o un ragazzo, è il fratello o la sorella di questi qua con cui ogni tanto uscite, sono dei grandissimi stronzi. C'è qualche cecchino su commissione? Mia, adesso è bravo per beccare quella macchina. Rispondimi, brutto bastardo. Dannazione, Sheila. Sono stanco di sentire continuamente questa fottuta canzone. È tutto nella tua testa. Continua a dirlo ancora, a dirlo ancora, ancora. Sai, Steve, ha ragione. Non c'è nulla fra di noi. Mi spiace. Ma pensate forse che sia cieca? Lo vede il modo in cui vi guardate. Incazzatissima. Mi sento così stupida. Sci. Da quant'è che va avanti questa storia? Sci. Pensate davvero che sia tanto stupida? Siamo insieme da quando eravamo bambini. Mi sono sempre comportata bene con te. Ed è così che mi ringrazi? Sheila, è tutto nella tua testa. Interrompi, reggi il gioco, panico, resta in silenzio. Che facciamo? Sheila è una ragazza psicopatica. Ma isterica, sì. Yandere, sì. Di tutti la vostra, perché questa mi sembra una scelta importante. Interrompi. Scusatemi. Sta zitta. Nessuno ti ha chiesto di intervenire. Ok, lei non aveva la cintura. Ok, abbiamo questo per tagliare la cintura di sicurezza.
E ti avevo detto? Non ti avevo detto che ti sarebbe capitato ciò che meritavi? Mamma mia, che stronza mamma. Hai idea di cosa mi abbia fatto tutto questo? Assolutamente niente. Sono senza cuore. Io? Sei felice di essere viva? Sai cosa è successo ai tuoi amici? Io non so cosa è successo. Dici sul serio? Non era di quello che avete fatto. Quel tuo amico Steve era ubriaco. Guidava un'auto. E poi l'auto si è schiantata. Indiscreta, sulla difensiva, preoccupata. Cosa facciamo? Ha vinto preoccupata. Cosa è successo a Sheila e Steve? Sono morti entrambi. La povera ragazza seduta sul sedile davanti si è schiantata nel parabrezza. Mi vergogno così tanto di te. Ma lei che c'entra? Quello guidava ed era ubriaco. Quell'altra era una stronza, lei era seduta dietro. E non era molto probabilmente neanche ubriaca. Sicuramente non è neanche stronza, perché c'è una stronza in questa stanza, la madre. Spero che tu sia fiera di te stessa. Papa. Oh no. Io? Oh no. L'unico motivo per cui sei ancora viva è che qualcuno è riuscito a tirarti fuori dall'auto distrutta. Ma questo non servirà a riportare in vita i tuoi amici, giusto? Cosa ti è successo? Perché mi stai facendo questo? Fiduciosa, evasiva, dispiaciuta. Sì, ammazza invece di essere felice che viva. Beh, veramente. Una grandissima strunz. Oh no. Sono morti per colpa mia. Non ti riconosco più. Questa è una faccenda di cui si occuperà la polizia. Dovrei affrontarne le conseguenze. C'entra. E lo farai da sola. Non sei più una bambina. Me la vuoi fare suicidare, brutta stronza? E io dovrò avere a che fare con i servizi sociali. Cosa diavolo ho fatto per meritarmi tutto questo? Sei una persona orribile. Receiving incoming transmission. Grazie, Sinciuzza. Grazie mille per l'host. Sì, lei se ne lava le mani. Capitolo 4. La matriarca. Hai rovinato tutto. Ci sono tutti a festeggiare che si ubriacano. Mi unisco. Sacchiamo la presa? No, elettricità no parti.
bella ciao. Receiving incoming transmission. Transmat completed. Hey. Che ci fai tu qui? Non avevo idea di che ci fossero bambini. Infatti non ci dovrebbero essere. Ascolta. Non devi preoccuparti. Ci stiamo solo divertendo un po'. Qui è tutto sotto controllo. Scusa, non petita, accusatio manifesta. Dovresti tornare a letto. Impaurita, irritata, cortese. Cosa mettiamo? Cortese, impaurita. Ha vinto impaurita. Io ho paura. Non fare la sciocchina. Ci stiamo divertendo qui. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. E ora fila a letto. Irritato, cortese. Vinto cortese. Ehi, signora, non riesco a dormire a causa del rumore. Che peccato. Ci hai provato come si deve? Perché con i medicinali, con le pillole? Beh, sì. Allora ritentaci di nuovo, ok? Ora c'è solamente irritata. Non riesco a dormire per colpa del rumore. Non fare l'arrogante con me. Non succede mica tutte le notti. Sai? Stai cominciando a scocciarmi. Sei mille. Bellissima. Fanculo, io me ne vado. Compara. Santo cielo. Dovresti essere a letto da un pezzo. Vabbè. Perché sei ancora in piedi? Impaurita, irritata, cortese. Irritata, irritata. Non riesco a dormire a causa del rumore. Su, su. Presto si sistemerà tutto. Ma è molto tardi, dovresti tornare alla tua stanza. Ma impaurita. Ho paura di chiudere gli occhi. Va tutto bene, rilassati e stenditi a letto. Dovresti tornare nella tua stanza e cominciare a dormire. Cortese. Ho provato ad addormentarmi, ma proprio non ci riesco. Forse dovrei andarmene. Non voglio tenerti sveglia. Tu abbi cura di te, ok? Ok. È gentile. Quello sta vomitando a spruzzo. O si sta trombando un qualcosa di invisibile. Ehi tu, vieni qui. Mi andresti a prendere da bere? Ho una bella situazione in ballo qui. Se capisci quello che voglio dire alla bambina, andrei impaurita. Io non posso andare in cucina. Aspetta un minuto. Sei una bambina? Non se ne è manco accorta. Figurati che stato era. Dove sono i tuoi genitori? Irritata. E come faccio a saperlo? È veramente dai responsabili. Meglio che tagli la corda prima che qualcuno chiami la polizia. Esattamente, stai andando subito. Ragazzi, vi ricordo di ricordare quando arriva qualcuno che magari non può leggere. Questa è una serata per soli sub. Quindi se non si è subati non mi sentono. Quindi glielo dite. Non mi sento molto bene. Ehi! Would you put a lasagna in the oven? Come si sente? L'ultimo è stato davvero troppo. Mi sento malissimo.
impaurita. Sta bene? Non preoccuparti. No. Passiamo. E passami un asciugamano. Merda. Mi succede tutte le volte. È ora di rimettere il tappo. È verissimo, queste sono realtà che esistono, ragazzi. E ci sono persone che se la passano anche peggio di sta bambina, che già se la passa malissimo. Aspetta. Ecco, l'orsacchiotto è tornato. Mi dispiace per tutto, ma devi fidarti di me su questo. Ti prego, non andare fuori. Non c'è nient'altro che lacrime lì. Teddy, non hai mantenuto la tua promessa. Lo so. E questo mi spezza il cuore. È davvero così. Ma tu devi fidarti di me stavolta. Cosa c'è lì fuori? Guarda, il mostro non era quello che mi aspettavo, ma ora so com'è fatto. Non andare lì fuori. Non voglio che tu ti faccia del male. Oh, Teddy. È già successo. Lo so, e mi dispiace, ma... devo affrontare il mostro. Ok, ma... da sola. Ok. Addio, Teddy. Addio. Esclamativo trama gioco, ragazzi. Non c'è niente qui. Bene, bene. Ho sentito che mi stavi cercando. Perché ci hai messo tanto? Allora, cosa ci fai qui? Aggressiva sulla difensiva spaventata, ragazzi. Spaventata? Aggressiva? Dai, spareggio, ragazzi. Aggressiva. Vabbè, andiamo aggressiva, dai. Sei tu il mostro? Non ho paura di te. Cosa?
dovresti rabbrividire al mio cospetto. Ho fatto del mio meglio. Ti ho dato tutto. Ma tu continui a deludermi. Qualsiasi cosa io faccia, per quanto io ci provi, si tratta sempre e soltanto di te. Pensi che riguardi sempre e solo te, vero? Per una volta mettiti nei miei panni e pensa a cosa ho passato io. Cosa ho dovuto soffrire. L'ho fatto solo per te. E per cosa? Vergognati. Cosa ho fatto? Non è ovvio? Devo proprio dircelo in maniera esplicita? Non posso crederci. Tu davvero non sai di cosa si tratti? Tutto questo è ridicolo. Non capisci? Hai rovinato tutto. Mi hai forzato la mano. Non sarei qui se non fosse per te. Sto male. Per colpa tua. Pensi davvero che mi piaccia ciò che devo fare? Solo per sopravvivere? Sono io la vittima qui. Vivo in un inferno, giorno dopo giorno. Se non fosse stato per te, sarei ancora sposata. Non sarei sola. E non mi sentirei sempre così infelice. Non sarei malata. Non dovrei fare niente di tutto questo. Credi che mi diverta a farlo? Sulla difensiva, ho spaventata, ragazzi. Decidete, spaventata, andiamo spaventata. Aggressiva abbiamo già fatto. Ma cosa? Parla chiaro. E non borbottare in quel modo. È colpa tua, non mia. Mi hai forzato la mano. Io... risparmia il fiato. Sono stanca delle tue scuse. È sempre colpa di qualcun altro. Non sei in grado di prenderti le tue responsabilità. Proprio non capisci cosa significhi vivere con questa malattia. Non ho scelto io tutto questo. Non ho ne ho abbastanza di te. Sei la cosa peggiore che mi sia capitata. Mi hai rubato tutto. Io ti ho dato la vita. E per cosa? Per stare da sola? Vecchia, distrutta e malata. Una madre depressa bipolare, può essere. Non ho mai voluto questo. Ora c'è solo spaventata. O possiamo essere arrabbiati, sono riaccese le altre. Solo stronza. Andiamo sulla sola difensiva. Io non ho fatto niente. Sta zitta! Non ce la faccio più. Perché mi stai facendo questo? Non fai altro che prendere, prendere e prendere. Sarei un ottimo cazziatore di bambini indifesi finché non resta nient'altro da dare. A dire la verità, vorrei tanto che tu non fossi mai nata. Se potessi tornare indietro, cambierei tutto. Bene. Fai bene a piangere. Vedrai. Troverai il mostro semplicemente guardando nello specchio. Non è colpa mia, è tutta opera tua. Avrei dovuto fermarmi. Ma non c'eri. Io immagino che per te si sia risolto tutto. Hai finalmente ottenuto ciò che volevi. Questa era la madre ora in ospedale, lei. Non è così? Arrabbiata, contrariata, indifferente.
No, non cambia, Andrea. Posso provare. Arrabbiata, contrariata, indifferente, ragazzi. Contrariata. Come hai potuto? Come osi guardarmi in quel modo? Io sono qua, mezza morta in un letto di ospedale, e tu osi guardarmi in quel modo? Dovresti vergognarti. Non capisci? Non avevo altra scelta che prendere quelle pillole. E tu non eri lì per fermarmi. Non hai idea di cosa abbia passato, eppure eccoti qui. A guardarmi e a giudicarmi. Mi sento già abbastanza infelice. Sono quasi morta, non lo vedi? Era un grido di aiuto. Ma a te non importa affatto. No, perché tutto ruota intorno a te. Perché deve ruotare sempre tutto intorno a te? Non si tratta di te ora. Sono io a stare male, non tu. Non ti importa di nessun altro che di te stessa. Sai, è proprio il contrario. È sempre stato il contrario. Sciocchezze! Io ti ho dato tutto. È questo il modo in cui mi ringrazi? Sono tua madre, non una specie di mostro. Sei la cosa più preziosa per me e posso provartelo. Ho una scatola piena di foto. Non ce la passavamo poi tanto male. Indaga sulla difensiva aggressiva. Indaghiamo, io indagherei. Indaghiamo. Pensi davvero che una scatola piena di foto possa sistemare tutto? Dai solo uno sguardo. Quelli sì che erano bei tempi. Eravamo felici. Tu, io, tuo padre. Era tutto perfetto. Non puoi dire sul serio. Non mi riconosco in nessuna di queste, di quelle foto. Posso dirtelo anche senza guardarle. Proprio non capisci. Ma se solo tu, no. Io la chiudo qua. Non ne posso più. Addio. Non andare, ti prego. Resta, vai via. Cosa facciamo? Una scelta importante. Resta. Va bene. Te lo giuro, questa è l'ultima. Lo sapevo. Parli e basta. Non hai il fegato per andartene. Basta così. Lo stronza. Con te ho chiuso. Aspetta. Torna in su. Torna indietro. Torna qui. Non puoi incolpare me. Guarda solo le foto. Ho fatto del mio meglio. Te ne accorgeresti se solo guardassi le foto. Quelli erano bei tempi. Comunque bipolare sicuro? Potrebbe essere, sì. Sono le foto. Ok ragazzi, questa era Lidia. Tra poco ci sarà il secondo gioco della notte horror. Spero che come breve avventura vi sia piaciuta. Serata solo per abbonati su Twitch, che verrà poi rimessa su YouTube nei prossimi giorni, quindi se avete perso l'inizio che è arrivato dopo ve lo potete andare a vedere. E vi ricordo che ogni domenica sono in live su YouTube. E che se voi che guardate su YouTube volete venire a guardarmi, sono in live su Twitch dal lunedì al sabato.
No, no, questo era il primo gioco, appunto, perché era un gioco breve, di un'oretta, un'avventura che non la tira sulle lunghe, interessante. Almeno a mio avviso. Quando erano felici i primi tempi, vedete. Quelle cose sono andate a poco a peggiorare. Grazie a tutte le nostre famiglie. Mi scende la lacrimuccia. Mamma, con la zinnetta di fuori, gallata. Tratta una storia vera, purtroppo sì. È diventata, si è avvelenata quando il marito l'ha lasciata. Capisco che essere una mamma single sia abbastanza difficile, no? Non che io sia mai stato una mamma single, però questo era quello che non volevo compromettere, volevo portare assolutamente questa sera. Allora, ora chiacchieriamo un po' e partiamo col secondo gioco fra un minuto, che ne dite? Yes.